siamo del Conservatorio di Rovigo, abbiamo partecipato io e Aurelio Zarrelli in qualità di coordinatore del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Nuovi Linguaggi, la professoressa Sara Lenzi e Simone Pizzardo e Francesco Tumeo, due allievi del nostro conservatorio. Adesso la professoressa Sara Lenzi spiegherà la nostra installazione nel chiostro del Conservatorio di Castelfranco. Sì, l'installazione si chiama Cubes ed è una installazione sonora multicanale, cioè utilizza il suono diffuso nello spazio attraverso un sistema di più altoparlanti secondo traiettorie che gli studenti hanno studiato e prestabilito in fase di lavoro, e dedicato al futurismo che è il tema di tutto l'IP, e da qui la scelta del nome, dell'utilizzo come scenografia di forme geometriche care ai futuristi, e nel materiale sonoro anche in questo caso la scelta di utilizzare materiali sonori abbastanza d'impatto e consistenti proprio per richiamare questa idea della macchina, della potenza della macchina, dell'industria, della società moderna che appunto fa sempre parte dell'arte dei rumori di Russolo. Il secondo blocco di materiale invece è stato registrato dai ragazzi durante le due settimane, quindi coinvolgendo gli altri studenti, registrando gli strumentisti, gli esecutori, i brani delle prove, proprio per amalgamare i due aspetti del lavoro comune, del lavoro insieme all'IP. Sì, è stato bello registrare soprattutto le prove degli altri compositori e degli esecutori. E abbiamo integrato il materiale lavorandolo, effettandolo e cucendolo insieme in vari strati che poi abbiamo spazializzato secondo il sistema che abbiamo. Di cui vi ha parlato la nostra insegnante. Sono cinque sequenze in tutto. E ci sono gli oggetti. Abbiamo integrato l'installazione con due oggetti interattivi, sono due cubi con dei materiali al loro interno, e di loro stessi di due materiali diversi, uno di legno e uno di metallo, microfonati con dei microfoni a contatto che percepiscono le vibrazioni, effettati e spazializzati all'interno del sistema come per le cinque sequenze. Come per le cinque sequenze. Quindi l'installazione. L'ascoltatore può apportare del contenuto sonoro alle sequenze, ai brani finché li sente. Insomma.